pomeriggio a tutti, benvenuti qui ad Aroma Letterario. Nuova puntata, nuova, e dico nuova perché abbiamo una fanciulla come ospite nel nostro salotto letterario, ma anche una bella novità, perché oggi non vi portiamo un libro, ma ne portiamo due. Io ho voluto selezionarli entrambi perché secondo me sono sinergici, proprio perché sono in accoppiata. Io non mi dilungo tanto perché adesso, insomma, scopriremo anche la nostra ospite. Prima di tutto vi presento Ambra Mills, che è qua con me in collegamento. Buongiorno Ambra. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Allora, io sono Ambra, sì? Appunto, nata a Torino e cresciuta a Imperia. Circa 8 anni fa mi sono trasferita nel Regno Unito. Attualmente sono una mamma di una bimba di 1 anno e direi che ho abbracciato la mia passione per la scrittura da qualche tempo. Prima lavoravo in un'azienda informatica e scrivere storie per i bambini è diventato il mio modo di dare vita a mondi incantati e regalare momenti magici ai giovani lettori. Ecco, questo qua, diciamo, è quello che è il mio intento, ecco. È una bella presentazione. Allora, intanto, diciamo, i libri che ho selezionato proprio per, e anche il motivo per cui sei qui oggi, che ti ho voluto, che sono Le avventure di Piki, Matisse e Betty, e là, che sono tre micini che sono veramente adorabili, e poi l'altro invece è Le avventure di Hoppy, Skipper e Felix, che in realtà sono una volpe, uno scoiattolo e un coniglietto. Perché dico questo? Perché voi non avete, avete visto sicuramente nelle stories e comunque sulla nostra home page le due grafiche, sì. Sono molto particolari, ma dopo ne parliamo. Ma prima di tutto ti chiederei, visto che sei una mamma, anche da che cosa nasce questa voglia di scrivere proprio un libro per bambini? Allora, sì, direi che la mia principale fonte di ispirazione è proprio mia figlia. Lei rappresenta la mia gioia quotidiana e niente, la mia voglia di scrivere libri è nata proprio dalla volontà di creare queste storie magiche che sono significative sia per lei che per altri bambini. Inoltre la scelta anche di rendere i libri multilingue è stata motivata proprio dalla, diciamo, via volontà di raggiungere un pubblico più ampio, quindi promuovere anche l'apprendimento delle lingue, offrendo ai bambini l'opportunità di esplorare nuove culture attraverso la lettura. In quante lingue l'ho editato? Perché allora io ho l'edizione italiana. Infatti, sì, in 5 lingue l'ho fatto. Sì. Hai voglia di dircele? Sì, sono appunto l'inglese, l'italiano, il francese, lo spagnolo e anche in lingua slovacca. Che bello, proprio anche una mini formazione già per i più piccoli. Sì, sì, per... sì. Poi il suono delle lingue è sempre bello, anche per i bambini io noto sempre che ti guardano e ascoltano la fonetica, per cui è anche bello tutto questo. Ascolta Ambra, come avviene un po' questo tuo processo creativo? Quindi nasce prima l'idea oppure sai già che cosa vuoi scrivere e gli dai solo forma? Sono curiosa. Allora, il mio processo creativo inizia spesso con momenti di ispirazione, quindi tratti dalla vita di tutti i giorni, soprattutto dalle interazioni con mia figlia. Poi da lì sviluppo un'idea centrale che abbraccia i temi come l'amicizia, la diversità e l'importanza dei valori positivi. Infatti la trama prende forma mentre scrivo, cerca un po' di mantenere un equilibrio tra il divertimento e l'educazione. Quindi immaginiamo che poi fra poco tempo saranno quelli che leggerai la tua bimba. Sì, 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 ho già iniziato. Ah, ok, allora. Ho già iniziato, sì, direi che le immagini le piacciono tanto, quindi mi fa anche molto piacere. Quindi hai già il tuo primo feedback di un lettore, esatto, già così. La prima recensione. È quella migliore anche, credo. È quella migliore, sì, assolutamente. Ascolta, quale... È vero che è un libro semplice, perché sono due libricini molto molto facili, veloci da leggere, però c'è stata una parte più difficile da scrivere, se c'è stata, eh?
Allora, sì, la parte più sfidante per me è stata dare vita ai personaggi in modo autentico e coinvolgente. Quindi volevo che fossero, come dire, tridimensionali e che i bambini potessero identificarsi con le loro avventure. Quindi la sfida era far sì che ogni storia fosse unica e piena di significato. Ecco, quella, diciamo, la sfida più difficile. Ecco, diciamo anche agli ascoltatori, perché magari non tutti hanno presente il libro, però se andate a googolarlo li trovate, che i personaggi in realtà sono proprio appartenenti al mondo della natura, perché sono degli animali, come no, Sì. abbiamo un po' percepito. Ci sono tre gattini diciamo i protagonisti sono tre gattini nel primo libro, e invece la volpe, lo scoiattolo e il coniglietto nel secondo libro, quindi Esatto. anche quella è una scelta, no? Molto per bambini, quello Sì, io poi amo sicuramente. molto la natura e gli animali, quindi questo amore, diciamo, per la vita all'aperto e la connessione con la natura si riflettono nelle ambientazioni delle mie storie, quindi e anche nell'importanza che attribuisco all'interazione positiva con il mondo. Questa qua, diciamo, è proprio stato il mio intento principale quando ho voluto scrivere i due libri. Anche perché, insomma, se abituiamo i bambini, no, soprattutto i più piccoli, ad avere un approccio verso il mondo degli animali, il mondo della natura, probabilmente cresceranno anche con un approccio migliore e più positivo, visto anche i tempi che Assolutamente, corrono, è bene assolutamente. istruirli, no, metterli sulla buona strada. Ascolta, Ambra, mi hai Infatti. parlato prima delle immagini, no? Ne abbiamo parlato Sì. anche all'inizio, i tre gattini, Sì. eccetera. Sì. È un libro che ha una particolarità interessante. Noi siamo molto, anche noi sperimentiamo in altri programmi con l'intelligenza artificiale. Ascoltatori, dovete sapere che proprio le immagini che ci sono all'interno del libro sono frutto di un'intelligenza artificiale. Ci racconti un po' questa scelta? Sì, allora, ho deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale proprio al fine di offrire immagini vivaci e coinvolgenti nelle storie. E infatti, ho creato delle immagini uniche e personalizzate, come potete vedere, che secondo me si integrano perfettamente con la narrazione, aggiungendo anche un po' un elemento visivo, distintivo alle storie. Ecco, come hai fatto? Sono un po' curiosa, nel senso, hai messo semplicemente qualche nome oppure gli hai descritto uno Sì, ho aggiunto la scenario? descrizione, esatto, uno scenario e poi ha creato l'immagine. Ci sono state comunque, diciamo, delle difficoltà, sfide tecniche per Immagino. dettare i dettagli, sì, perché comunque essendo una cosa un po' innovativa, a volte non è semplice creare un'immagine perfetta, quindi ci è voluto del tempo, ecco, però poi il risultato è piacevole, quindi sono soddisfatta, Secondo me assolutamente. le immagini sono la parte più deliziosa, non voglio dire quella più bella perché in realtà non tolgono nulla, è la scrittura, però sono veramente deliziose. Poi se penso ai bambini che amano, sono molto colorate, quindi prendono Sì, subito anche l'occhio, credo che davvero per i bambini di ogni età, ma già forse proprio da piccolini come la tua, iniziano già, no, ad avere questo impatto con il colore ah, che... sì, certo. Allora, il libro, diciamo, di Hoppy Skipper e Felix è un libro adatto ai bambini più piccolini, quindi direi una fascia di età compresa tra i 2 e i 5 anni. L'altro invece è più per i bambini più grandi, perché le storie sono anche un po' più elaborate, quindi vorrei dire dai 4 anche ai 10, perché Sì. comunque nelle scuole elementari magari utilizzano anche attività didattiche e sono sicuramente utili per questo tipo di storie. E se invece torniamo un po' all'intelligenza artificiale, immagino che credo che non sia semplice, oppure c'è una differenza sostanziale tra lavorare con l'intelligenza artificiale e non con un'illustratrice o illustratore, ecco, perché insomma penso sia davvero due mondi diversi, no? Sì, infatti ci sono state queste sfide tecniche, come dicevo prima, come adattare i dettagli alle preferenze specifiche dei bambini, quindi quello sicuramente, però ha anche aperto comunque nuove possibilità creative, consentendo di ottenere illustrazioni personalizzate. Quindi quello è secondo me quello che offre l'intelligenza artificiale.
nulla, diciamo, non tolgo nulla agli illustratori, ovviamente, però secondo me è giusto comunque provare qualsiasi tipo di innovazione. Ecco, io volevo un attimo provare questa esperienza e mi sono trovata bene. Infatti lo diciamo, nulla contro gli illustratori, perché fate un lavoro creativo eccellente, mi raccomando, non tiriamoci dietro nessun tipo di categoria, perché qui è un attimo equivocare. Come è stato per te invece proprio, cioè, capisco le difficoltà, però l'approccio che hai tu con la tecnologia, cioè era proprio una cosa che volevi sperimentare a tutti gli effetti, oppure sei come me, nel senso che hai un rapporto con la tecnologia che sì, c'è, però sono ancora un po' diffidente. Com'è il tuo rapporto con l'AI? Io ho iniziato proprio quest'anno, quindi sto ancora imparando, se devo essere sincera. C'è molto da imparare, ecco quello che voglio dire, però per il momento non ho avuto esperienze negative, ecco, mi sono trovata bene e continuerò ad usarlo, quindi consiglio a tutti anche di provarci se avete, insomma, delle difficoltà a trovare un illustratore che vi possa andare bene alle vostre esigenze, ecco. Quello che consiglio è questo. Sì, perché alla fine io sono un po' particolare. Come? No, alla fine abbiamo sempre un po' di timore nell'usare le cose nuove perché non le conosciamo, sì. No? Però tu invece con questo lavoro ci hai insegnato che alle volte sperimentare, no, pasticciare, proprio provarci, toglie un po', no, quel timore di dire mi devo approcciare sì, sì. Con... Sì, infatti, certo, ma io comunque ho anche seguito dei consigli da parte di altre persone che a loro volta hanno utilizzato l'intelligenza artificiale e si sono trovati molto bene. E, allo stesso tempo, appunto, non avevo trovato un illustratore che potesse soddisfare le mie esigenze e di conseguenza ho voluto provare questa app e niente, sono soddisfatta comunque del risultato. Devo dire che i risultati sono veramente belli, cioè, sono anche particolari alcuni, poi i gattini, però forse perché io sarò una gattara e tantissimi ascoltatori, fidati che quando sapranno che c'è un libro dedicato ai gatti, con i gatti illustrati, diventerai veramente il nostro mito, ma sono veramente dolcissimi, cioè hanno un'espressione che veramente... È molto pucciosa, si dice qui in Italia, no? Quindi molto cute, no? Grazie. E qui è un esperimento, sì, bene. Sono una gattara, anche me, ecco, vedi? In questa categoria. sì, questo è appunto uno dei motivi per cui abbiamo voluto scrivere questo libro qui. Ti dico la verità, Ambra, l'avevo sospettato. Perché tra noi ci capiamo. Sì, infatti. Mentre invece se ti posso chiedere qual è invece il tuo rapporto con il mondo naturale, quindi con la natura. Sì, allora, amo molto gli animali, forse si era capito. E di conseguenza penso che anche questo amore, diciamo, per la natura si rifletta anche nella storia stessa che ho scritto. E vorrei anche comunque trasmettere questo valore a tutti i bambini, compreso mia figlia. Ecco. Beh, diciamo che le due storie, al di là che hanno proprio una caratterizzazione diversa, danno comunque un bel messaggio, quindi un messaggio sempre quasi formativo e positivo anche, che credo sì, per i bambini sia la cosa più importante, no? Quando si approcciano alla lettura. Certo, condivido pienamente. Allora, io direi, visto che siamo ben lanciati ormai sul parlare del libro, io adesso ti do un piccolo compito, perché sì, noi adesso passiamo un paio di brani musicali. Intanto tu pensi ad un aroma, non ti puoi esimere da questo compito che diamo a tutti i nostri ospiti. Puoi pensare ad un gusto, un sapore, un profumo, insomma, quello che preferisci, può anche essere un colore, quello che vuoi, che noi possiamo, sì, associare al tuo libro, o in questo caso puoi sceglierne anche uno per libro o uno per tutti e due, come vuoi tu. Sì, va bene. Noi facciamo la pausa musicale e poi ci troviamo qui ad Aroma Letterario. Perfetto, a dopo.
bentornati qui ad Aroma Letterario. Un saluto anche a chi si è collegato adesso e a chi ci ascolta anche in replica, perché io mi dimentico sempre, ma insomma le nostre repliche per il pubblico estero ci sono. Non vi saluto mai, ogni tanto lo faccio, oggi lo faccio, visto che Ambra è un po' internazionale. Mi ha fatto tornare in mente che abbiamo anche il pubblico estero, che sennò mi bacchettano sempre, mi dicono però non citate mai noi, scusate, lo facciamo oggi dai, con l'occasione. Allora Ambra, hai fatto il compitino che ti ho assegnato, che siamo tutti curiosi, io soprattutto sono curiosissima di sapere se hai trovato l'aroma giusto. Sì, l'ho trovato. Bene, bene, bene. Allora, l'aroma che ho scelto è la vaniglia. E mi chiederai perché. Per il suo profumo dolce e accogliente, che crea questa atmosfera calda e familiare. Volevo che appunto i bambini e i giovani lettori si sentissero come avvolti da emozioni positive mentre esplorano le avventure dei nostri personaggi. Ecco, questo diciamo è l'aroma che ho scelto. Guarda, se mi permetti la metafora, devo dire che, come hai detto, aroma di vaniglia, se collegato ai bambini mi viene in mente la gioventù, cioè proprio il profumo di biscotti. Ecco. Ah, sì. Mi ha ricordato subito quello, se devo pensare ai bimbi. Allora, invece guarda, per stare proprio in tema anche di ambientazione, così diamo anche qualche indicazione ai nostri ascoltatori, sì. I due libri hanno due ambientazioni diverse, perché in uno abbiamo, diciamo, un tema natalizio, nell'altro invece Halloween. Raccontami un po' di queste scelte. Allora, esattamente, ho scelto queste festività perché sono momenti magici e ricchi di emozione per i bambini, quindi ci sa che il Natale porta con sé questa atmosfera bella di gioia, di calore e condivisione, invece Halloween aggiunge un tocco di, direi, mistero, però anche divertimento. Quindi volevo creare storie che catturassero la magia di queste festività e di conseguenza trasmettessero anche valori positivi attraverso avventure. È giusto, poi insomma rimaniamo anche in tema Natale e vaniglia, quindi direi ci che è perfetto, non ci sta perfettamente. Ascolta, abbiamo parlato prima, l'abbiamo accennato, che i protagonisti, no, di questi due libri sono in realtà proprio degli animali. Sì. Ti chiederei quali emozioni o quali sensazioni tu hai avuto nel dare proprio un carattere a questi personaggi. Allora, sì, ho cercato di infondere in ognuno di loro personalità uniche e tratti distintivi. Quindi, come potete vedere, i tre gattini hanno caratteri completamente diversi. Matisse è quello, diciamo, più birichino. Beh, sì, sì, c'è sempre quello birichino tra i tre. Betty invece è già quella più coccolona, più dolce, tranquilla, e Piki quello più responsabile, che tra l'altro riflettono un po' la personalità che abbiamo, che ho io e i miei fratelli, quindi non a caso. Ah, abbiamo anche una contaminazione biografica in sì, tutto questo. Sì, 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 assolutamente. E invece per Hoppy, Skipper e Felix, beh, queste le caratteristiche che hanno rispecchiano anche proprio i caratteri distintivi degli animali, quindi si sa che la volpe è quella astuta, e il coniglio invece è quello agile, e l'altro invece è più quello ingegnoso e creativo, lo scoiattolo. Lo scoiattolino. Esatto. E niente, ho provato un mix di gioia e anche di soddisfazione nel vederli prendere vita. Quindi sicuramente questo contribuisce poi alle lezioni che voglio trasmettere ai bambini. Infatti nei racconti si parla proprio di valori, no? In ogni racconto è ben specificato. Hai parlato prima di Matisse, mi viene in mente che insomma lui impara un po' questo valore di essere sincero, soprattutto di non prendere le cose degli altri senza permesso, no? Che poi insomma giustamente è contestualizzato anche ad un pubblico, diciamo, di bimbi, no? Quindi anche la forma con cui è stato scritto è molto semplice, perché è quella, no, che poi arriva ai bambini. Sì. Qual
qual è il messaggio proprio principale che vuoi dare ai piccoli lettori con i tuoi libri? Allora, il messaggio principale che voglio trasmettere è l'importanza dei valori come l'amicizia, la gentilezza e soprattutto la sincerità e il rispetto per gli altri. Quindi voglio che i bambini, i giovani lettori si identifichino con le avventure dei personaggi e imparino comunque anche attraverso le loro esperienze e siano poi ispirati a portare questi valori positivi nella loro vita quotidiana. Questo è il messaggio che voglio infondere. Poi insomma sappiamo già che la tua bimba ha già dato il primo feedback, quindi sì. Io immagino che sia tutto più che positivo. Io ti posso dire, avendoli letti, che per un bimbo arrivano questi messaggi, quindi forse grazie. Bisognerebbe anche un pochino tornare a leggere, credo, i libri ai bambini, perché ultimamente scopro negli ultimi anni che vengono sempre più lasciati un po' a se stessi, no? Adesso tu vivi anche all'estero, quindi probabilmente sì. Hai anche un metro di riferimento che è sicuramente diverso dall'Italia, perché così è, e credo che ci sia molta più comunicazione. Ad oggi qua i bimbi vengono davvero lasciati con in mano un telefonino. No, e forse... purtroppo è una cosa un po' worldwide, come si dice qui, quindi succede un po' dappertutto. E i bambini li vedi già a 2 anni e mezzo col tablet, il telefonino, che a mio parere non è molto educativo e costruttivo, perché comunque hanno bisogno di fare proprio la loro, di vivere la loro infanzia. Io quando ero bambina non c'era tutta questa tecnologia. Si andava al parco a fare le capriole, vero? Eppure io. Sì, erano proprio tempi molto diversi. Adesso sì, il mondo diventa sempre più tecnologico. Tornavi a casa sporco di fango e di terra perché ti eri rotolato ovunque. Sì, io e mi poi ricordo. La mamma che ti sgrida ovviamente, vai a farti la doccia, vai a cambiarti i vestiti. Esatto, quindi vedi che... Sì, non esiste più questa cosa qui. Scopro con piacere che anche tu sei del mio stesso parere, io da sì, sempre sono lancio... Sono vecchio stampo, amo le tradizioni, ecco. Guarda, io lancio sempre il messaggio di dire: togliete queste robe in mano ai bambini, mettetegli in mano un libro, un foglio di carta, fateli disegnare. Cioè, sì, il bambino per eccellenza fino agli 8-10 anni deve sviluppare la creatività, quindi si deve annoiare, deve colorare, deve sperimentare, deve sentire gli odori. Altrimenti cresciamo. Io, guarda, sto facendo un progetto con le scuole delle elementari. Mi accorgo il più delle volte che quando gli dice: avete presente il profumo dell'erba tagliata? No. Cioè, io mi raggelo dentro, ho detto: ma come no? Ho presente ma... il profumo del tablet. Capito? Cioè, mi sembra veramente di vivere, ma oh mio Dio, dove finiremo? Attenzione, perché ricordiamoci che i bambini di oggi sono il nostro futuro. Quindi la vedo un pochino grigia, però dai, lasciamo sul positivo il tutto, perché sennò ci deprimiamo. C'è ancora del lavoro, ma secondo me li possiamo ancora recuperare. Le giovani sì, menti sì, sì. Potrebbero darci davvero delle belle sorprese. Poi insomma, se utilizziamo anche i libri tipo quelli che scrivi tu, che portano anche a questo avvicinamento, no? Con la natura, ben venga. Ascolta Ambra, posso farti una domanda? Te la devo chiedere. Se ti dicessi: raccontami i tuoi libri attraverso l'emozione più bella che tu hai sentito, cosa mi diresti? Allora, attraverso l'emozione più bella? Sì, solo cose positive. Sì, no, assolutamente, appunto perché sono l'autrice, quindi sono contenta, diciamo, di quello che ho scritto, che voglio anche trasmettere ai bambini, ma principalmente sono diciamo racconti di avventure. Mm-hmm. Adatti appunto a un pubblico di bambini e spero che a loro volta loro si identifichino nei personaggi, e quindi questo secondo me sarebbe, diciamo, l'emozione più bella. Ma detto qui tra noi, non ci ascolta nessuno. Chi è il tuo personaggio preferito? Personaggio preferito?
Bella domanda. Direi che i personaggi innanzitutto mi piacciono tutti perché ciascuno di loro ha caratteristiche uniche, affascinanti. Se devo sceglierne uno, del libro di Hoppe, Skipper e Felix, direi la volpe. Mi affascina per la sua astuzia e per la sua abilità nel risolvere gli enigmi. Invece nel libro delle avventure dietro ai gattini, quindi Picky, Matisse e Betty, direi Matisse perché è quello più birichino del gruppo, però allo stesso tempo impara anche dai propri errori. Ogni personaggio comunque contribuisce in modo speciale alle avventure, creando quindi queste storie che insegnano importanti lezioni di amicizia e coraggio. Bene, allora, visto che noi siamo un po' in chiusura, no? Di questa puntata, ti chiederei di lasciare magari un piccolo pensiero, ma te lo faccio fare in una maniera un po' originale. Noi non siamo tanto no? Siamo sempre un po' particolari. Un messaggio che vorresti dare alla tua bimba, Sì. ipotizzando che lei fosse già grande. Se potessi adesso dargli un messaggio per il futuro, che cosa gli diresti? Se potessi inviare un messaggio per il futuro a mia figlia, le direi di abbracciare sempre la sincerità, il coraggio e i valori che ho voluto trasmettere dai miei libri. La vita è ricca di avventure e sfide, ma con onestà e sostegno reciproco si può superare qualsiasi cosa. Inoltre, incoraggerei anche a coltivare l'amore per la lettura e, perché no, l'esplorazione anche di nuovi mondi, come fanno i nostri protagonisti, Hoppe, Skipper, Felix, Matisse, Picky e Betty. E se invece pensiamo alle tue passioni, l'ambra del futuro, che cosa ci racconta? Ci sono un po' di progetti, sì, vorrei iniziare con l'audiolibro e poi la continuazione delle mie storie. Bene, Ecco. bene, allora noi ti seguiamo così almeno ci teniamo aggiornati. Poi, quando è l'ora del libro, noi aspettiamo di venirlo a raccontare, eh? Ti aspettiamo qua, insomma. Assolutamente, Così Ambra avrà grazie magari già anche un pochino più, anche perché lei è la prima che dà il feedback, quindi, cioè Ambra, perdona, tua figlia, mille. Isabella si chiama. ecco, è la prima che ci dà il feedback, e quindi insomma Ah, sì. siamo veramente curiosi. Bene Ambra, allora io intanto ti ringrazio, insomma, per il tempo che ci hai dedicato per questo collegamento, perché sappiamo che la bimba reclama ed è anche giusto, visto che ha la priorità, in questi momenti. Quindi grazie davvero di essere stata mia ospite, grazie per averci regalato questi personaggi che sono adorabili, tra l'altro. Grazie, grazie Io a voi. non finirò mai di ripeterlo. Viva i gatti e viva Matisse! Mi ricordo i titoli dei libri, che sono Le avventure di Hoppe, Skipper e Felix e Le avventure di Picky, Matisse e Betty, quindi i tre micioni, miciosetti, pucciosi. Bene, allora io vi ricordo la nostra mail per chi volesse partecipare, che è redazione@radionordborealis.it, il nostro numero di telefono 389 888 0428 per tutti i vostri messaggi vocali. Ringraziando ancora Ambra Mills, che è stata qui con noi in questo pomeriggio, io vi auguro una buona serata con i nostri programmi. Noi ci troviamo nella prossima puntata di Roma Letterario. Grazie mille a voi e buona serata. Grazie mille.